Forse avete sentito parlare di Medjugorje o della Bosnia ed Erzegovina come terra dei martiri. La Chiesa ricorda anche domani un martirio di 5 sore che durante la Seconda Guerra Mondiale i militari dell'esercito dell'ex Jugoslavia dei Cetnici volevano stuprare, quando non sono riusciti a farlo, le hanno incoltellate e gettate sul fiume Drina. Le suore arrivano come l'ordine, l'amore di Dio, invitate dal vescovo del tempo, Josip Stadler, a Pale di Sarajevo nel 1891 e aprono il convento di nome Casa di Maria. Sempre devote alla Vergine Maria, in cinque aiutano chiunque si rivolgeva a loro per l'aiuto, a prescindere dalla religione e la nazionalità. E sappiamo che a Sarajevo è una città multietnica e multiculturale. Loro già al tempo aiutavano e insegnavano tutti i bambini, croati, musulmani, ortodossi, facevano l'assistenza sanitaria a chi ne aveva bisogno, le procuravano le medicine, sfornavano pane per l'orfanotrofio statale e ogni giorno davano in sua mensa a dare 70 persone. E sono diventate molto conosciute per questa sua opera di carità, ma si sono anche trovate nel mirino dell'esercito del ex Jugoslavia. I militari arrivano nel loro convento 79 anni fa, nel dicembre 1941. Le chiedono di lasciare la sua fede, la cosa che le suore non accettano assolutamente. Perciò le costringono, loro cinque, di camminare per alcuni giorni da Sarajevo verso la città di Goražde, con la neve e con i vestiti poco pesanti. La più anziana di loro aveva 79 anni, si chiamava Bergmana, che la gente comunemente chiamava Mammina perché era proprio il cuore del convento. Esausta si fermò. La cosa per quale viene uccisa alcuni giorni dopo. Le sue 4 sorelle proseguono il cammino, camminano altri 2 giorni e arrivano in caserma di Goražde. E succede un scenario orrendo e spero di non usurpare nessuno. Ma i militari bussano sulla porta della loro stanza, nella caserma, cercando di stuprarle. Erano ubriachi. Le suore hanno aperto la porta, hanno aperto la finestra, invocando il Gesù, o oh Gesù mio, si sono gettate tutte le quattro, sono finite sul cortile della caserma, i militari le hanno corso dietro e quando le hanno trovate sul cortile le hanno semplicemente incoltellate. Il giorno dopo l'hanno gettato nel fiume Drina. Nello stesso fiume che c'è ovviamente anche oggi, Drina, sono stati gettati 8.000 corpi in una sola giornata. Noi andiamo a fare pellegrinaggio a questo fiume, nel luogo, sulla sponda del fiume, nel luogo dove sono state gettate. La devozione a queste suore si sta diffondendo perché ora ne possiamo parlare. Esiste una preghiera a loro che è molto potente. Andiamo, dista 200 km da Međugorje. Sono già stati tanti pellegrini croati, la devozione è diffusa in Polonia,
Si è visto anche una volta un gruppo di pellegrini dal Brasile e io mi auguro che vanno la loro devozione anche in Italia. Si parla addirittura di costruire anche una cappella nel luogo dove furono gettate. Sono stati realizzati anche tanti dipinti con motivo delle suore Drinske Muchenice e vi lascio un più informazioni nei commenti. Per stasera è tutto e io mi reco alla messa. Grazie.